Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Delineare le sopracciglia e renderle simili è molto difficile perché sono sempre diverse tra loro. In questo video imparerete 3 metodi che vi aiuteranno a renderle più simili e simmetriche possibili, soprattutto se dovete ricostruire ampie zone. Prima di tutto vi volevo dire questa cosa, che le sopracciglia già di per sé, come tutto il viso, come tutto il nostro corpo, sono asimmetriche, però a volte l'asimmetria, e io ne so qualcosa, è molto molto evidente. Quindi quando noi dobbiamo andare a delineare le nostre sopracciglia, a ricostruirle, ci rendiamo conto che facciamo veramente tanta fatica a riuscire a ricostruirle, non dico simili tra loro, proprio a capire quali sono le reali differenze tra un sopracciglio e l'altro. Ed è per questo che ho pensato di fare questo video, dove vi do dei suggerimenti, vi spiego alcuni metodi per poter capire, per conoscere meglio le vostre sopracciglia, per capire dove stanno le asimmetrie. Uno dei metodi che utilizzo è quello, ma è un metodo anche consigliato in generale un po' da tutti i professionisti, è quello di guardarvi allo specchio da una certa distanza. Se siete miopi come me, potete mettere gli occhiali e vi guardate da lontano. Quindi se io adesso mi guardo allo specchio così vicino, le mie sopracciglia sembrano molto simili tra loro. Ma se mi allontano, diciamo che vi dovete allontanare di circa 3 metri se avete la possibilità di farlo, fino a 1 metro, se di più è meglio, noterete subito le asimmetrie e le differenze sul vostro volto. E questo potrebbe essere un sistema. Nel momento in cui voi vedete le differenze, io vi consiglio di imparare a capire dove sono, dove si trovano, in modo, perché bisogna sempre, comunque, per truccarsi, per valorizzarsi, bisogna sempre guardarsi bene e conoscere bene il proprio viso. Ci vorrà un pochino di tempo per fare determinate operazioni, per truccarvi. Ma poi saprete già dove andare a intervenire e quindi vi truccherete o definirete le sopracciglia velocemente. Quindi il consiglio che vi do è questo: vi guardate, vedete le differenze e con un correttore, questo è un correttore color carne, potete andare a segnare le differenze all'inizio, fare queste operazioni, in modo da andare, in modo da capire dove dovete intervenire. Quindi io ad esempio ho questo sopracciglio che è più basso rispetto all'altro, poi questo qui che è più alto rispetto a questo, però la differenza non è tanta, quindi potrei anche lasciarlo così, più l'altezza quella che fa la differenza. Se ad esempio avete un sopracciglio un po' più lungo, un po' più corto, potete segnare la lunghezza giusta, in modo da avere dei punti di riferimento che vi aiuteranno a ricostruire le vostre sopracciglia e farle, diciamo, più simili possibili. Allora, adesso vi faccio vedere come fare dopo aver segnato il tutto. So che l'ho segnato, che questo punto è più basso rispetto all'altro, quindi devo alzarmi con l'arcata sopraccigliare. E poi non vado a applicarlo sotto, perché so che sotto ad esempio sono un pochino bassa. Magari se questa è più alta posso applicarne un po' di prodotto sotto per abbassarla. Quindi potete scegliere se alzarla, se abbassarla. Ho deciso di alzare questo sopracciglio, però potete anche fare un'altra cosa: se un sopracciglio è un po' troppo alto e l'altro è più basso, potete decidere di abbassarlo utilizzando un correttore color carne. Quindi io ad esempio, io mi trovo molto bene con questo qui, ma ce ne sono di tutti i tipi, vado leggermente ad abbassarlo con il correttore. Qui ad esempio, se ho la possibilità di alzarlo, posso andare leggermente sui peli delle sopracciglia per alzare l'arcata, poi semplicemente con un pennellino vado a sfumare il correttore nella zona. Vediamo un altro metodo che è il mio preferito. Quindi non mi affido semplicemente al mio occhio, perché essere obiettivi con se stessi è a volte molto molto complicato, ma mi affido alla videocamera o alla macchina fotografica.
Potete farvi fare una foto da un'altra persona e sarebbe meglio, perché se usate la modalità selfie spesso ci sono delle deformazioni. Mi raccomando, cercate di tenere il telefono più lontano possibile, allungate totalmente il braccio per potervi fare la foto. Ultimo sistema per chi fa fatica a mettere in pratica i due sistemi precedenti. Questo sistema qui, che ho trovato, questo strumento particolare, l'ho trovato su Amazon, quindi se fate la ricerca su Amazon legata alle sopracciglia sicuramente lo troverete. Aiuta a capire, a delineare le sopracciglia, soprattutto se ne avete poche, se dovete ricostruire una buona parte dell'arcata sopraccigliare. È un sistema che sicuramente vi aiuta di più rispetto al classico stencil che vi avevo fatto vedere in un altro video. Bisogna stare un pochino più attenti. Questo sistema qui, che trovo comunque geniale, vi permette proprio di fare le sopracciglia più simili possibili. In dotazione ci sono tutti questi elementi che vi permettono di trovare la forma delle sopracciglia che vi piace di più, che si adatta di più alle vostre esigenze. Ecco, questa è la mia, pensavo fosse questa e invece l'ho trovata. A questo punto, una volta trovata la forma che si adatta un pochino di più, posso andare a riempire le sopracciglia. Ad esempio qui è diverso, quindi è impossibile che troviate la forma perfetta per voi, ma io credo che questo sistema vi possa aiutare abbastanza, soprattutto se siete all'inizio. Ragazze, provate, perché l'unico metodo per capire se un sistema funziona o meno o è fatto per voi è provarlo. Fatemi sapere voi che sistemi utilizzate, quali trucchettini utilizzate per andare a ricostruire le vostre sopracciglia e renderle più simili possibili. Che cosa vi siete inventate? Mi raccomando, scrivetemelo nei commenti, sono curiosissima. Io vi saluto, vi mando un bacione grosso, un abbraccio e ci vediamo mercoledì prossimo ore 15 con un nuovissimo video di make-up. Buon make-up a tutti! Bacioni, alla prossima, ci vediamo mercoledì!